Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. La Fondazione Accademia dell'Artigianato Artistico ha inaugurato il corso Divenire Imprenditore 2011-2012, rivolto ai giovani dei comuni della Bassa Padovana, Vicentina, Veronese e dell'Alto Polesine, che si vogliono preparare ad avviare una propria attività imprenditoriale. La nostra fondazione organizza da un paio d'anni un percorso che abbiamo intitolato Divenire Imprenditore, che punta a condurre giovani dalla fase d'aula di apprendimento di alcune tematiche importanti relative alla impostazione dell'impresa fino allo start-up vero e proprio dell'impresa e fornendo in aggiunta un successivo accompagnamento nel primo anno di vita dell'impresa per realizzare quelle scelte di impostazione anche organizzativa dell'impresa accompagnati da un tutor. In occasione dell'inaugurazione del corso si è tenuta la conferenza del professor Fabrizio Pezzani, che ha affrontato il tema della crisi puntando l'attenzione sul valore morale ed economico dell'artigianato in Italia. Non siamo di fronte a una crisi ordinaria, di quelle che capitano ogni 10 o 15 anni, ma è una crisi straordinaria. Sono quelle crisi che capitano nella storia dell'uomo quando un modello socioculturale che si è andato formando fondamentalmente negli ultimi 2 secoli e ha avuto una particolare accentuazione negli ultimi 20 anni è arrivato alla fine e ha collassato. La conseguenza che noi oggi veniamo tutti i giorni di immoralità diffusa nell'ambito della politica, dell'economia e della finanza sono esattamente un effetto di questo modello sociale. O noi prendiamo atto che questi sono i veri problemi della crisi. La crisi non è economica, la crisi è fondamentalmente di valori. L'Italia ha la risorsa di un artigianato che è di un modello di lavoro, di cultura ancora contadina che la fa stare vicina alla natura, che le fa avere questa creatività e soprattutto ha una tradizione storica, soprattutto in certe aree del paese in cui la gente è ancora capace di volersi bene. O noi accettiamo di riportare l'uomo al centro dell'economia o saremo destinati a un brutto risultato. Io credo che sia una fase importante del nostro mondo, una fase importante in cui non ci sia una potenza dominante, ma tutti, dovendo dipendere l'uno dall'altro, devono cercare un processo di collaborazione e di competizione collaborativa e non antagonista, di unire e non di dividere. Non c'è bisogno quindi di grandi investimenti finanziari, quanto di collaborare e ritrovare i valori che hanno fatto la storia degli italiani nel mondo.